La ministra del turismo, Daniela Santanchè, dice che il turismo in Italia va tutelato e per questo sostiene che le norme sugli affitti brevi siano da cambiare e, a quanto pare, per fermare gli abusi il governo sarebbe pronto a intervenire. Ma prima c'è la necessità di una mappatura nazionale e su questo si trova pienamente d'accordo con il sindaco di Milano, Beppe Sala, che aveva sollecitato per una regolamentazione degli affitti brevi, così come fatto per Venezia. Io penso che questo è un settore che va assolutamente normato perché c'è un Far West. Penso che bisogna anche riflettere bene su quelle che sono le specificità della nostra nazione, perché parlo ad esempio dei piccoli borghi, che sono oltre 5.600 in Italia, dove lì strutture alberghiere non ci sono e quindi sono importanti gli affitti brevi, i B&B. Certamente dobbiamo regolamentarla, abbiamo già aperto un tavolo di lavoro al Ministero con tutte le associazioni di categoria e credo che ha ragione su un punto il sindaco Sala, che ci vuole una legge nazionale, perché non è possibile che vengano frammentate le norme, che non sono uguali dalla Sicilia al Trentino. Questo ha assolutamente ragione, ci stiamo lavorando, abbiamo già un tavolo, mi pare fra una ventina di giorni, e poi arriveremo con una proposta che veda coinvolte l'associazione di categoria. Un mercato che per la ministra va assolutamente regolamentato per evitare le speculazioni che ne derivano. È evidente che chi affitta una stanza della propria casa o ha avuto un appartamento in eredità e che magari lo fa per arrotondare, arrivare a fine mese, è un conto chi invece ha 20 appartamenti e ne fa una professione, e credo che ci vogliono delle regole precise.